Non le tocco, please. Perché tu la imparassi a memoria e la cantassi. Ascolta. I can't buy diamonds for your beauty. I can't send you a thousand roses. I can't find the right words to tell you how much I love you. How much I love you. Ragazzi. C'è un posto dentro al cuore mio che aspetta con l'impazienza di dirti come cantare forte con timbro chiaro le mie parole al ciel sereno. Oh, e se tu... Cantala, ti prego, voglio sentirti, cantala per me. Ma lo vedi quanto sei brava? Non puoi proprio perdere l'occasione di andare a New York. Marco, ma è un sogno irrealizzabile. E poi è stato un caso che un'americana... Jenny? Sì, Jenny. Mi abbia proposto di andarci. E poi era troppo ubriaca per poterle credere. Devi credere di più in te. Marco, io non ci potrò mai andare a New York. Ma perché? È semplice. Basta andare su internet e trovare il volo più economico. Intanto vediamo subito se ci sono voli. Tu che dici semplice? Ma non avevi il terrore di volare? Infatti devi volare tu. Vediamo. Oddio, Marco, è ancora lei, è la quinta email che mi manda. Cosa fa? Sì. Su, Melina, alza la cornetta. Jenny a New York ti aspetta. Ma lo vedi? Lasciata andare a New York. Adesso penserà che non mi porta più nulla di lei. Già, adesso lei incontrerà qualche bel figaccione americano e... Bye bye, Marco! Per me ha ragione Carmine. Beh, adesso la chiamo e le dico che la raggiungi. Non ce la farò mai a prendere quell'aereo. Beh, Marco, ma saranno 6 ore di volo. Ma sai quante cose possono accadere in 6 ore di volo? Oddio, ho detto cadere. Certo che uno che nel terzo millennio c'ha ancora paura di volare. Non ho paura di volare. Ho paura di cadere. Andate. Allora ragazzi, c'è una splendida offerta, 3 biglietti al costo di 2. Rifiutare sarebbe da stupido. Non sono i miei folli. Allora, scoperta? Marco, anche a volere non abbiamo più soldi. E comunque questo è un viaggio che devi affrontare da solo. Come da per solo? Melina, per Melina. Per Melina? Per Melina, supererò qualsiasi cosa. Ciao ragazzi, Ciao. Ma in America si va anche in nave, no? Certo, però da qui non ne partono, vai, dico, quindi vai. Vieni, cosa questa, così dormirai per tutto il volo. Così ho stronca il nervo, ragazzi, ma questo è fortissimo, cambierebbe una madre impazzita. E infatti solo 2 prima del decollo. Solo due, ok, grazie. Muoviti. Sì. Ah, Marco, dimmi, ti ho preso il giornale, se hai voglia di leggere. Grazie, sei un'amica. Addio, oddio, ho detto addio, no! Dai, tu che ci fai qui? Dov'è Carmine? Non c'è, è scappata, non t'ha chiamato? No. No, neanche un messaggio? Si è rotto. Oh, non ti preoccupare, che adesso ti riporto io da lei con un bel aereo. No, di nuovo l'aereo! Three notes for the times you've been lonely. Vabbè, va. Oh, che cosa è successo? Non lo so.
Leggi. La tua amichetta l'abbiamo presa noi. Non le succederà nulla di male. Ma non avvertite gli sbirri. Se lo fate, la rimandiamo indietro un pezzo alla volta. Hanno rapito Carmelina! E chi può essere stato? Ho un'idea. Ecco, lo sapevo. Presto, prendiamo un aereo. Che hai detto? Ho detto prendiamo un aereo. Marco vuole prendere l'aereo? Veramente? Ragazzi, ma l'avete sentito? Sì, ma se sta 20 minuti da qua... Ti andiamo? Andiamo.